Oh Marcè, che dobbiamo fare allora? Garibaldi sta coprendo le retrovie in fuga. L'appuntamento è a Villa Gregoriana, sotto all'Aniene. Mi raccomando, non fatevi pigliare vivi. E se i francesi vi prendono, vi fucilano sul posto. Cosa può offrire un mestiere come il mio se non hai la realtà dell'acqua nell'anima? Che senso ha, per grazia e misericordia di nostro Signore, se ai magnifici occhi del nostro Santo Padre niente di tutto questo manifestamente appare? Di quale maestria, vostra santità, sarei mai stato capace io, Orazio Marforio, mastro fontaniere, se nell'intender come immensa codesta limpida forza, oltre che abilmente maneggiarla e umilmente averne cura per tutti, fin quasi a perdervi la salute, non mi fossi nutrito strisciando infradiciato per le condutture d'acqua del sentimento di lei per l'intiera mia vita? Io, curatore aquarum della città, le cui fontane sono le più prodigiose al mondo. A voi io chiedo, credea che un fedele servitore, quale io sono sempre stato, da vostra grazia nominato, non intendesse cosa sia stata l'acqua per i Romani, capostipiti e la città dei Papi, dove, assieme alla prima via del mondo, l'antica Appia, nacque la prima via d'acqua, l'acquedotto Appio Claudio, che per me l'acqua non ha segreti, né quella dei tre fiumi nostri, il Tevere biondo, l'Aniene irruendo e il nascosto Almone, per non parlare poi delle fontane che a me ogni cosa han detto in confidenza. In questa città santa, meta di pellegrinaggi, dove strade, acqua e parola, in tutto il suo essere consono al vero, sono diventate un'unica forza d'intelletto nel popolo romano, salvato, infine, dalle parole del figlio tuo prediletto Gesù, o Signore dei Cieli, la verità vi renderà liberi. Ma i predecessori vostri tutti, grazie eminentissima, come i successori che saliranno dopo di voi al soglio pontificio, da Santo Pietro fino a quell'ultimo Papa Gesuita e al pretoriano al posto del suo imperatore, la verità dovettero e dovranno farla tacere sempre. Si sa bene, superficialità, la colpa più grande, che nei potenti è delirio e fuga da questo mondo, sono i felici ingredienti della felicità. Sicut in cielo et in terra. Come in cielo, così in terra. Governanti e governati, tutti votati all'oppressione o alla sottomissione, pur d'assicurarsi il miglior comodo per sé. Sua Santità, confessi per una beata volta al nostro Signore, di fronte a cotanta millenaria menzogna, potevano le fontane non divenir parlanti? Furono così lasciate dappresso le fontane di Pasquino, Madame Lucrezia, Abate Luigi, Marforio, Babbuino, da qualche secolo a oggi all'arba d'ogni santo giorno. Le Pasquinate, i più temuti versi anonimi contro quelli che, dei quali vostra grazia fa benignamente parte, calcolano nel cuore giammai le persone, se non come strumento per i disegni loro, ma solo palazzi, giardini, carrozze, oro e i più santi malaffari dell'universo. Quegli stessi nuovi uomini che s'aspergono mani, spalle e fronte, con l'acqua convertita in santa dall'acqua santiera, date da bere agli assetati. Solo quest'acqua veramente vale. Vostra grazia eminentissima, potesse non tacere mai il sentimento del popolo,
per dar voce alla secolare sofferenza, patita grazie alla ferocia delle azioni vostra e dei simili vostri, della quale tuttavia dobbiamo esservi immensamente grati, se per essa le cicale romane cantano senza sosta di giorno più che di notte, degli stessi grilli come l'acqua di fontane e fontanelle, le quali rinfrescano le vie cangiando in versi ribelli la cenere e il sangue dei condannati ingiustamente a roghi o ghigliottina. Unico ammaestramento di modernità, quest'ultimo, preso a prestito dalla Rivoluzione francese. Mastro Titta Passerponte, si dice quando Erboia s'appressa al lavoro suo di tagliare teste, venendo egli con il suo mantello scarlatto da quella parte del Tevere dove abita, a questa de piazza del popolo, dove il patibolo. Nel frattempo il corpo e l'anima di quei poveretti si scollavano, lasciando a terra sempre vi stesso sangue, mentre la povertà famelica assisteva. Sì, perché la povertà è il corpo di cui vi cibate, vostra santità cannibale, quello di cui, come tutti i regnanti al mondo, non vi privereste mai dai piatti vostri, promuovendo ogni giorno miseria e ignoranza, che quando non ce l'avrete sotto mano l'importerete fin dall'altra parte del mondo. Non è così che si uccidono gli stessi popoli cristiani e si regalano rimei o santi putrefatti ai creduloni? E nel frattempo magni le vite loro e te fai l'affari tua. Giungiamo al punto, Santo Padre, alla cagion per cui io sono qui, in questa cella di Castel Sant'Angelo. Voi saprete che noi romani ebbimo, più della Serenissima di Venezia, un alto concetto dell'acqua, con la quale addirittura, caso unico al mondo, si indovinò anche il bel futuro vostro, che poi sarà lo stesso dei governanti vostri compagni, i quali anche loro se fanno scudo alle chetichella di quel sacro che vi portate appresso per dominare i gonzi, voi come loro e loro come voi. Che bella mascherata! Santissimo Padre, sia ben chiaro che non avrete mai quello che da me cercate. A breve ne terrete notizia. Di certo qualcosa io dovrò lasciarvi, la vita mia. Ma vostra grazia ve la cedo volentieri, pur senza che ciò vi rallegri troppo. Avete già perso, siete già morto dentro, e lo sa pure il popolo. E chi lo dice? L'arte dei secoli passati è stata limpida a tal proposito. Avete presente talune fontane che certi vostri predecessori fecero levare nel cuore di Roma? Ricordate quell'Urbano VIII dei Barberini e quell'altro, Innocenzo X dei Fanfili, le cui famiglie tanto si scannarono e poi fecero pace, che tanto cane non magna care. I loro due stemmi sono lì, ognuno incastonato in una delle uniche due fontane pubbliche fatte dal Bernini. Nella fontana del Tritone suonante a Piazza Barberini, sotto le valve del conchione che sorreggono al Tritone, lo stemma barberino d'Urbano VIII è bello e protetto dagli schizzi del getto soffiato per aria fin dal 1643. Santo Bernino scultore, che per la maniera circolare con cui l'acqua doveva ricadere e significare, è stato l'unico artista che l'ha scalpellata come fosse il marmo. Che testa, che genio! E il messaggio fu chiaro: l'acqua, ricadendo, consuma la pietra di cui è fatto il Tritone,
a significare che la materia consuma se stessa all'infinito, che il tempo relativo è già nella materia, che tutto si consuma, ma non lo stemma barberiniano. No, quello no, per carità, resterà santo e protetto in eterno dagli schizzi grazie al conchione. Il cavalier Bernino faceva ancora il cortigiano a quel tempo, non solo il genio. Ma nei quattro fiumi a Piazza Navona, soltanto 8 anni dopo, Gian Lorenzo scultore stesso cambiò pelle e sentimento. Morto Papa Urbano VIII, avendo perso lavoro e commesse per ordine dei Papa, Innocenzo X, perché artista favorito del barberino predecessore, lo stesso Innocenzo lo richiamò a creare i quattro fiumi di Piazza Navona. Nel frattempo il cavalier Bernino aveva imparato la lezione, che disse fra sé e sé, che mi pare di sentirlo quasi: «E tu m'hai tenuto fora? E mo te dico con acqua e pietra quale sarà il futuro tuo». Nel 1651 la fontana era bella e pronta e vi fece gli stemmi, non più protetti, ma esposti all'intemperie e stortignaccoli, con 2 dei 4 fiumi, il Nilo senza volto, il Bel Danubio, Michelangiolesco, lì, a sorreggerli o a farli cadè. Non lo seppimo mai grazie al diletto del genio. Che nulla cambia al monno, ma tutto ne vede e dice. Oggi invece io so, ne so sicuro, dopo la scoperta dell'America, dopo la riforma di Lutero e la controriforma dei papi, dopo la guerra dei 30 anni e la pace di Vestfalia del 1648, dove si diedero terre e fedeli cristiani d'Europa ai protestanti scomunicati, gli stemmi erano lì per cascà, vostra santità, e finalmente a Dio piacendo. Che anche l'obelisco sembra caracollà, mentre il leone e il cavallo sotto al basamento della fontana atti a significare sotto sotto la potenza vostra, sono vigorosi, ma d'un vigore pietrificato, visto che il corpo loro, fuso nel travertino, non è libero, ma infisso, che le 2 povere bestie quasi non riescono nemmeno a bere l'acqua del bascone, come le papi incastrate già com'erano a quei tempi dai partiti francese e spagnolo. Oh, l'idea delle mani dei fiumi che sorreggono gli stemmi senza toccarli è pure in quell'altra fontana al rione Sant'Angelo, detta delle tartarughe, e fatta nel 500 da tal Giacomo della Porta. Certo, ma con l'aggiunta di tartarughe dello stesso Bernini 7 anni dopo la fontana di Piazza Navona. Tanto gli stemmi quanto i carapaci nessuno li tocca, ma il cenno delle mani è così ampio da far immaginare tutto. Le tartarughe si salveranno, gli stemmi no. Ecco, io avrei finito. Tolgo il disturbo a vostra santità, ma non prima d'avervi detto d'un paio di faccenduole care a voi. Ricordate bene di quel tale fastidioso che si firmava Ercicala sotto le rime anonime dedicate a voi? Ebbene, ero io, al secolo Orazio Marforio, il pasquinaro che lasciava i suoi versi in quella tal fontana mia omonima, che sapete bene è posta a fare da spalla al fronte di quella del Pasquino. Come il dubbio canterino delle cicale che sempre cantano, così le fontane che sgorgano fanno altrettanto. Come il tritone del Bernini, che sfida il sonno eterno soffiando acqua senza mai piaffiato più dell'omini, i quali invece piano l'aria per poi soffiarla e ciarlà soltanto. Vostra santità, anche io non piglierò più fiato. So passato come un altro trapassato. Se vi ricordate Marcantonio de Dominis,
quel teologo e scienziato incarcerato in questo stesso castello angelicato e che forse s'avvelenò prima di essere bruciato in pubblico. Il che gli fu fatto da Papa Barberino, ma da morto rinsecchito. Quanto siete brutti nel donare la morte, vostra somma vanità. No, Mastro Titta non passerà il ponte per me. No, no, quest'onta d'essere scollato davanti al popolo che, per tutte le volte che io ho fatto arriva l'acqua nelle fontane, ancora m'ama con vero cuore. Anche se un popolo straccione, questo dispiacere non se lo meritava. No. Sì, certo, mio figlio, sempre ribelle, è certamente più degno figlio del pasquinaio vigliacco che è stato suo padre, che per proprio comodo scriveva di nascosto, ma non ci metteva a rischio la pelle, come fece lui nel giorno di Nostro Signore. Addì 27 di giugno 1849. Sì, è così. Fu trapassato da una pallottola a Villa Fanfili combattendo per la Repubblica Romana dei Garibaldi contro quei francesi rompicoglioni. Che dolore, Santo Padre. Sopravviva ai figli, fosse anche per 10 minuti di vita. Voi che ci avete fatto fucilare quello di Cicero Vacchio prima di lui innanzi allo stesso padre, che tanto il vostro figliolo l'avete assassinato in croce tutti i giorni, siete allenato. Da cui io intesi che all'acqua chiara e trasparente io debbo portare lealtà, e non a voi. Sì, ora me ne posso proprio andare, ho finito. Non respiro più, non scriverò più pasquinate. La buona notizia era questa, Santo Padre. La cattiva invece è che mo, a compenso mio, faccio il profeta della fine vostra, che da spettro ormai tutto vede del passato e nel futuro. Così vi dico che per l'Italia, che in spicci anni sarà fatta, io vedo bene che qualcuno sta passando dalla breccia di Porta Pia. Vostra Santità, non sentite già le cannonate benedette dalla patria? L'ultima novità è invece questa, che se io non posso più parlare, hai voglia a torturare un cadavere e che non ci vede e non ci sente. E ve l'immaginate? Da ride. E poi che sono morto, nemmeno sotto tortura, al padre confessore dirò dove mio figlio Marcello si nascose. La sua amata lo sollevò ferito e assieme agli amici veri se lo trascinò via da Roma, al sicuro, lontano dai preti come a voi. Lui è guarito, che già trama per scollare la santa cattedra dal vostro beato culo. Non me ne voglia, Santità, se lui è stato più coraggioso di me, che io non c'entro niente. Il merito non è mio, è tutto vostro. Che nostro Signore vi abbia in gloria con tutti i filistei. Fra un po' qualcuno batterà al portone de Santo Pietro. È la verità, assieme ai suoi compagni. Limpida come l'acqua delle fontane mie belle che bussa. Sta tornando. S'appresti ad aprire. Mio figlio è vivo.